Ciao a tutti! Oggi vi voglio fare un altro breve video di come sono riuscita io a cuocere queste perline qua. Queste qui sono le piccole e sono le pisla, adesso vi faccio vedere, prese all'IKEA e sono queste. Però io oggi non vi faccio il video di questo perché comunque l'ha fatto anche Eleonora di Sweet Bio Design e lei ha usato un legno sotto per cuocere. A me non è venuto. Ora io vi dico come le ho cotte io e vi faccio vedere. Queste sono quelle che ho fatto con le piccole. Finalmente, dopo tanto, ci sono riuscita. Però oggi io vi voglio far vedere quelle che mi sono venute da un errore. Ho fatto queste, faccio vedere, che possono essere dei centrali per dei fiori. Vedete? In pratica avevo cotto queste perle, mi sono venute cotte male, però ho detto perché buttarle via? Comunque hanno dei colori, non sono i colori originali, ma sono dei bei colori. Ho detto perché non fare qualche cosa da usare sempre per lo scrap? E così ho pensato di fare dei centrali per dei fiori. Allora, visto che considerato che io ne avevo prese, queste sono molto più grandi, se vedete, rispetto a queste, vi faccio vedere. Vedete? Va. Dunque, queste, vedete, rispetto a queste sono molto più grandi e non si cuociono come le altre. Ora io vi dico il procedimento per cuocerle, come faccio io. Questo è la mia base del mio fornetto. Poi mi sono presa un vetro che va nel forno, cioè non si rompe col calore, quindi è proprio apposta per fare queste cose. E ho preso un tappetino di silicone, quelli che si trovano nei negozi di casalinghi. Io mi metto le mie perle, le mie pisla, un po' distanti. Come detto, io avevo provato a fare come diceva Eleonora, che mi ha messo al posto del vetro un pezzo di legno, ma a me ha fatto un gran puzzo di bruciato, si è bruciato il legno e mi ha rovinato comunque le perle. Quindi io ho provato a fare a modo mio, in questo caso con un vetro. Bene, ora devo infornare a 210, io l'ho messo per circa 20 minuti, poi vedete voi bene. Io ho il forno che si riscalda sopra e sotto, ma in questo caso metto solo sopra e vado a infornare e ci vediamo tra un po'. Bene, ora le abbiamo tolte dal forno, le abbiamo lasciate a raffreddare e ora le stacchiamo dalla nostra base di silicone. E si staccano benissimo. Ora le abbiamo staccate tutte e queste sono tutte. Adesso ve le faccio vedere da vicino. Faccio vedere anche questo colore. Ecco qua, vedete? In questa. Ora, per abbellire il nostro centro, possiamo metterci delle perle sopra. Allora, possiamo sceglierle piccole, scusate, piccole, grandi e anche colorate a secondo del vostro gusto. Adesso io provo
faccio, metto una di queste qui e lo metto nel centro, in questo modo qua, vedete? E questo è già il nostro centrale del fiore già fatto. In una gliela mettiamo bianco. In uno magari ce la mettiamo più piccolo. Ed ecco qua. Vedete? A me come idea non dispiace affatto. Poi faremo anche un fiore, vediamo come sta con questi centrali qua. Bene, per ora è tutto, spero che questa mia idea vi sia piaciuta anche a voi come è piaciuta a me. Se avete qualche dubbio o volete delle info, mandatemi un messaggio oppure scrivete nel box in fondo. Per ora è tutto, vi saluto e ciao al prossimo!